Cari amici, benvenuti in questa nuova mod dedicata a Osoro Shidezu, che è una delle tante spasimanti di Senpai che non vede l'ora di mettergli le mani addosso, anche se non ho capito bene se vuole pestarlo oppure se ha dell'interesse romantico per lui. Che bella stanzetta pucciosa! No, vabbè, almeno il gatto e la televisione è molto carino. Il resto, allora, parliamo del letto con i teschi. Io ho avuto il mio periodo dark da ragazzina, ma a questi punti non ci sono mai arrivata. Le mie mutande sono tutte nere con i teschi. Metterò queste bianche a teschiettini. Qualcuno mi spiega come fa questa qui a avere dei capelli di senpai nell'armadietto? Ha corrotto il parrucchiere perché gli lasciasse? Ehi capo, oggi sei bellissima! Grazie, ma non è questo il punto! Avete trovato quella sta maledetta, Yano? E perché sta gesticolando come un idiota? No capo, quella donna inquietante sta continuando a nascondersi! Ah, abbiamo preso il possesso della scuola e ancora non riusciamo a trovarla? Ci dispiace capo, devo per forza gesticolare così quando parlo! Sì, comunque andate a cercarla, anch'io andrò a cercarla e quando l'avrò trovata la farò a pezzettini! Certo capo, guarda che coreografia che abbiamo fatto appositamente per te! Che bello, sono tutti sincronizzati! Vai, mettiamoci il giubbotto così sembra ancora più inquietante. Guarda come so figa, c'ho anche la cicatrice sul viso che mi fa molto badass. Che c'è nel cassonetto? Ayano, sei qui dentro? Ma sì, prendiamoci una spranga così, se la trovo, che stoffa c'è, che cosa, in che razza... non è esattamente quello che stavo pensando di fare. Che begli alberi! Non c'è più neanche una foglia. Non sapevo che quando i bulli prendono il possesso di una scuola anche gli alberi si lamentano. E ho capito che c'è puzza qui, ma mi sembra un po' eccessivo mettersi questa roba in faccia, no? Mamma mia, anche il giardino è diventato uno schifo. Addirittura i cespugli si sono spaventati così tanto da tramutarsi in pietra. Avete notato che la prof di ginnastica non è più qui a rompere scatole? Sapete perché? Perché adesso la scuola è mia! Girls like you really get on my nerves. È così che rido io qui. Starei ridendo tecnicamente, ma rido in modo molto dinamico. Guardate qui come è conciato il viale della scuola, tutto ridipinto. Guardate la scuola com'è ridotta. Abbiamo spaccato le piastrelle, abbiamo distrutto tutto. E i delinquenti sono ovunque, hanno messo le mie foto in giro per tutta la scuola per dire qui comando io. Ayano, dove sei? Ti vengo a cercare. Allora, che arma potei prendere? La shinai mi piace. Guardate qui. È una rissa, si stanno picchiando tutte. Dai Cocona, prendile di più. Aspetta che ti do una mano, senpai, ma veramente, cioè la scuola è un manicomio criminale e tu stai ancora a leggere quel maledetto libro, ma non lo finisci mai, ma quanto sei lento a leggere. E buongiorno. Carina la katana ritesturizzata. Oh, vabbè, dai, che ti spaventi a fare. Non rompere le scatole. E voi? Che cosa gli hanno messo in testa? Fatevi vedere meglio, per cortesia. Perché ho così tanto sangue addosso? Bah, smetti di fare tutte queste domande! Non si devono fare domande al boss, chiaro? Qui comando io! E sto continuando a guardare l'ora su un orologio immaginario. Però sti cadaveri, In che posizioni rimangono? Guarda qui! Mamma mia, che schifo di posto che è diventata questa scuola! Non ci vorrei mica andare in un posto così, Cioè, fatemi capire, in questa scuola sta avvenendo il finimondo, i ragazzi si picchiano, le ragazze si picchiano e Senpai sta lì a bagnarsi le chiappe sulla fontana come un pirla con il suo maledettissimo libro! Cioè, e capiamoci, io ho appena distrutto la scuola per quest'uomo! Che razza di telefono ho con lo teschiettino? Mamma mia, inquietanza! Ciao Kizana! La prossima mod potresti essere tu, quindi sorridi! Ormai questa scuola è diventata il set perfetto per un film dell'orrore. Cioè, neanche la piscina sembra una piscina, sembra una cosa spettrale buttata lì per fare paura. E comunque, apparentemente, io mi sono messa le calze sotto le mutande come Superman. Prof, la vedo un po' diversa! Cos'è? È stata dal parrucchiere di recente e anche dal tatuatore? Vedo. Neanche il bagno si è salvato, persino gli armadietti ne hanno risentito, poveri armadietti. Vabbè, mentre che siamo qui, cambiamoci i vestiti. Ecco voi il costume da bagno. Mamma mia, ma quanti addominali ha fatto sta donna nella sua vita. E questo è l'uniforme per fare ginnastica. Vai, lasciamoci questa addosso che è più carina dell'uniforme scolastica. Sto che faccio paura, Che c'è? Che avete tutti da guardare? Perché non giro il video con coltello? E allora, se vuoi girare con un coltello faccio, smettete di fissarmi in quel modo. Ehi là, ciao! E ciao anche a te! Così adesso tutti quelli che verranno sul tetto capiranno chi è che comanda in questa scuola! E non osate andare a dirlo a qualcuno, sapete, perché altrimenti farete la sua stessa fine. Oh ciao! Un momento romantico con questa May Waifu, come diavolo si chiama? E no, dove pensi di andare tu? Dove pensi di andare? Vieni qua!
Vieni qua subito, vieni subito. No, non osare, non osare, non osare, e non osare. Altrimenti ti ammazzo, ma tanto ti ammazzavo lo stesso, quindi ciao. E vabbè, dai, ho seminato un po' di cadaveri in giro per la scuola. E tu che vuoi? E tu che vuoi? Sta gente che spunta da tutte le parti. Statevene fitti nel posto dove siete spawnati, non uscite, così forse, forse vi risparmierò. Beh, capisco perché sono un po' inquietante, effettivamente, ho pure i teschi negli occhi. A proposito, non riesco a trovare Ayano. Ma questo non significa che non posso far fuori Cocona. Cocona! Come sono felice di vederti! Vieni un po' qua, vieni, vieni, più vicina, più vicina. Non so se buttarti di sotto o accoltellarti. Ti accoltello! Ah, momento romantico con Cocona. E muori un po', su via. Dai che sei bellissima. E un po' chino tremolante. Sembri un budino alla crema. Sei fermata? Ok, brava. Allora, scusate, ma che gli è successo a Cocona esattamente? Che razza di fisica si è sviluppata in questo gioco ultimamente? Aiuto! Se ti trascino via, dici che migliora la situazione? No, non sta migliorando però. Oddio, ma... la fisica non è un'opinione. Oh, che carini i teschietti! Ok, trasciniamo la povera Cocona in un posto in cui tremi un po' meno. Si vede che aveva freddo a quel punto. Ora sta bene, guardatela, sta bene. Proprio sembra il ritratto della salute. Un po'... l'ossatura un po' dissestata, ma direi che è bellissima. Sorriso per la telecamera, Cocona. Cheese! Guardate il distributore! Ha la mia faccia sopra. Compra gli Osoreos. Cosa sono gli Osoreos? Non ci posso credere. No! Non ci posso credere, sono i biscotti che si chiamano come me, quasi come me, e che sul pavimento, mentre rotolano all'infinito, mi sembrano più blatte. Che biscotti, che schifo! Guardali come camminano! Che impressione! Mi scusi, infermiera, le dispiacerebbe farsi vedere un attimo, volevo apprezzare il suo make-up. Ammetto che si è sforzata stamattina, bel vestito, poi il fatto che sembri un Bulbasaur è completamente voluto, è un caso. Anche la scritta sulle sue chiappe è cambiata, infatti adesso invece di esserci scritto rubagli le chiavi c'è scritto darle una schioppettata sulle chiappe e proviamoci. Se ne è accorta e non ha gradito. Però c'è anche un gattino così puccio qui in infermeria, ma cosa ci fa? Una cosa così carina qui. Serve forse per far sentire meglio i pazienti che io prendo a botte e poi mando qui dal gattino? Anche la motosega direi che è un pochino cambiata, vediamo un po' se è sempre efficace. Mi scusi tartaruga, mi scusi, dovrebbe evocarmi una vittima, grazie. È proprio te cercavo. E ciao! Vai Osoro, facci vedere come sei bravo a usare la sega elettrica. Sei così brava che riesci addirittura a tenerla in mano senza segarti le braccia. Continuo a pensare che non sia un modo normale per tenere un'arma del genere in mano questo, eh. Aiuto! I biscotti mi hanno inseguito fin qui, però per fortuna si sono fermati. Li ho spaventati con la motosega, eh. Salve! Che c'è? Non lo sapeva che la nuova moda di oggi è andare in giro con una motosega accesa in mano? Naturalmente anche questa mod è uscita dal genio di Monster Hat. Trovate tutti i link che vi servono in descrizione, comprese altre mod, tra cui quella di Osana, quella della storia di Senpai e un sacco di altre cose interessanti. Fatemi sapere se vi andrebbe di vedere anche la mod dedicata a Kizana, che è la leader del club di teatro. Volevo fare anche la mod dedicata alla prof che è innamorata di Senpai, ma è una mod leggermente oscena. Certo, c'è da dire che Yandere Simulator è un gioco osceno di default, si vede anche dagli effetti di ragdoll e dei cadaveri quando schiattano. Oh, si giri? Girati tu! Girati, guarda, ho una motosega in mano e ho la faccia da pazza, girati! Questo deve essere il migliore amico di Senpai, guardate, c'ho una sega in mano e questo non se ne è minimamente accorto, anzi non si schioda dal libro, ma deve stare a fissarlo nonostante ci sia io che lo voglio uccidere, addirittura non si alza neanche per farsi ammazzare, questo neanche. Cioè, veramente, in questa scuola i libri hanno un potere taumaturgico di difendere i ragazzi dalla morte. E io ammazzo questa e il tizio lì accanto non se ne accorge. Non sia mai che gli uomini si accorgono di qualcosa. Non solo non si accorgono se ti sei cambiata i vestiti o la pettinatura, ma neanche se qualcuno ti sta segando la faccia. E mamma mia però, che... Oh, che problemi hai? E per concludere questa mod nel modo più dolce non c'è altro da fare che diventare amici di Cocona e buttarla di sotto, perché uccidere Cocona è sempre una cosa che faccio troppo poco, devo fare più spesso. Come sarebbe che non posso buttarti di sotto? Cosa vuol dire che non posso buttarti di sotto? Cocona? Vuoi cascare di sotto? No, non ti voglio offrirmi, ti voglio buttare di sotto. Non me ne frega niente se a casa c'hai problemi, voglio buttarti di sotto. Mamma mia. Dov'è il cacciavite? Cacciavite. Cacciavita, Cocona! Ah!
sia mai che ti do una mano, ma chi ti vuole, ma chi ti considera. Quindi grazie a tutti per stati con me in questa morte e alla prossima con Kiria, un po' assassina degli Eternal Love.